Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su LEGO Jurassic World per un nuovissimo episodio. Bentornati ragazzi su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo iniziato insieme il terzo film di questa saga, ovvero Jurassic Park 3. Abbiamo incontrato per la prima volta lo spinosauro, purtroppo abbiamo già perso alcuni personaggi che nel film vengono mangiati, qui semplicemente si sono allontanati dal gruppo e oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo e andare a scoprire che cosa succederà ai nostri protagonisti, soprattutto se riusciranno a ritrovare Eric, che in teoria dovrebbe trovarsi su quest'isola. Come sempre ragazzi vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tante informazioni utili. Se volete acquistare LEGO Jurassic World in digitale vi consiglio di comprarlo su Instant Gaming, link sempre nella descrizione di questo video, vi basta aprire il menu a tendina subito sotto al titolo. Ed eccoci qua. Da solo. No, era con un amico, Ben Hildebrand. Ben Hildebrand. Da quanto sono scomparsi? 8 settimane. Quasi 8 settimane. Ma perché me? Ha detto che serviva qualcuno che fosse già stato sull'isola. Non sono mai stato prima d'ora su quest'isola. Come è stato sarebbe? Sull'altra isola. Quella era Isla Nublar. Questa è Isla Sorna. Il sito B. Uia. Attenzione. Nessuno muova un muscolo. E direi che ci ha visti. Via 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 veloci. Ed è arrivato pure lo spinosauro. Bene. Dalla padella nella brace. È riuscito a liberarsi. Attenzione. Mamma mia. Questa è una delle scene più belle del film, che diciamo lo salvano. Dobbiamo fare silenzio. Parlare di me. Scontro tra titani. Ho ricreato questo duello tantissime volte su Jurassic Park Operation Genesis e se non sbaglio l'ho già ricreato anche su Jurassic World Evolution. Poi come sapete tutti quanti o la maggior parte di voi alla fine vincerà lo spinosauro, anche perché... Sapete perché vince lo spinosauro? Per cambiare un po' il cattivo della situazione, perché sennò... Era di nuovo il T-Rex che inseguiva i nostri protagonisti e diciamo che era una cosa già vista e rivista. Attenzione! Uia, che male. Il regista in questo caso voleva proporre qualcosa di nuovo agli spettatori. Forse potremmo distrarlo. Dobbiamo salvare il... il Rex. Adesso sto spaccando un po' tutto quello che c'è qua attorno perché... Qua, qua. Vai, Grant. Dobbiamo salvare il T-Rex. Comunque, secondo studi scientifici, in teoria avrebbe dovuto vincere il tirannosauro, eh? E non lo spinosauro. Però, come vi dicevo, il regista... ha fatto in modo che vincesse lo spinosauro anche per proporre qualcosa di nuovo agli spettatori. Che bella paperella. Ti piace? Vai Rexy! Vai Rexy! Possiamo comandare pure il Rex! No... Allora, dobbiamo premere il tasto giusto al momento giusto. E niente da fare, perché me lo cambiano tutte le volte sto tasto. Hanno inserito anche i quick time event. Mordigli il muso. Bravo Rexy! Che botta! Dobbiamo salire lassù. Vai, vai, vai. È di nuovo in pericolo. Diamogli una mano. Vieni, 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 vieni. Non c'è problema.
Allora, adesso non vorrei sbagliarmi, però se non sbaglio questo attore ha recitato anche nel film Il Miglio Verde, se non sbaglio. E spero di non sbagliarmi. Però mi sembra che sia il prigioniero francese, che poi, vabbè, viene condannato naturalmente a morte sulla sedia elettrica. Mi pare che l'attore sia lo stesso. Non possiamo mancare. Vai, vai, colpiscilo. Si è rotto tutto. Professore, deve tagliare lei la corda, perché si è rotta la catapulta. Perfetto, colpito. È nato dalle uova, è nato un pterosauro. Vai, Rexy. Picchialo, picchialo. Quale tra questi due dinosauri vi piace di più? Faccio che approfittare di questo momento di lotta per chiedervelo. Perché so che a non tutti piace il tirannosauro. Ed è di nuovo in difficoltà. Qualche idea? Sì, una mezza idea ce l'ho. Perché non scappiamo e basta? Uno scheletro da ricostruire. Professore, venga qua, grazie. Forse adesso abbiamo tutti i pezzi, forse. Spero di sì. Ah, gli altri sono ancora sottoterra. Adesso abbiamo tutti i pezzi. Una bella catapulta. Allora, sono arrivato dall'altra parte e ho fatto bene a mandare Grant. Caspita, dobbiamo fare. Dobbiamo colpire lo spinosauro con una pianta. Che duello incredibile. Che duello incredibile. Mordilo. Picchialo. Buttalo giù. Si stanno spostando? Come faccio a procedere adesso? Ah, passo direttamente in mezzo, così. Via, 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 via. Signor Kirby, non esiste neanche una Kirby Enterprises, non è vero? Vernice e ceramiche Plus. Il Plus sta per impianti per il bagno. Centro commerciale Westgate, a Enid, Oklahoma. Billy. Torniamo all'aereo, recuperiamo quello che possiamo, poi andiamo alla costa. Professor Grant, non lasceremo l'isola senza nostro figlio. Andate a cercartelo. In effetti. Lei non è un mercenario. Non ho mai detto di esserlo. Allora, che facciamo? Andiamo a cercare vostro figlio. Nella loro stessa direzione. Mi sembra una perfetto, buona idea. Perfetto. Però niente male. Il luogo dello schianto. Eric! Basta urlare. Eric! Lo troveremo. Mi ascolta. Lo troveremo. Avete già fatto troppo casino. Se lo spinosauro c'è alle costole è perché voi prima urlavate come dei forsennati per vedere se vostro figlio era nei paraggi. Ecco. Adesso dobbiamo combattere contro sti dinosauri un po' più grossi. Picchiali, picchiali.
Ok, li elimino tutti perché almeno così posso muovermi tranquillamente. Devo cercare di capire cosa bisogna fare qua. Qua. Oh, finalmente ho capito cosa bisogna fare. Perfetto. Amanda, prego. No, ma perché non si attacca? Riesci a raggiungere i rottami? Penso di sì. Allora, lì c'è un'altra cosa da colpire. Vediamo se anche lui ce la fa. No. I personaggi femminili Lego saltano più dei maschili. No, non utilizzare il megafono, grazie. Perfetto. Sì. Fai che buttar giù questo, però. Si può? Ah no, perché mancano dei pezzi. Eccoli qua. No, perché sennò il professor Grant non può salire. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Una catapulta. Allora, Billy, vieni qua. Mandiamo su Paul. No, no, non ci serve adesso. No, era il contrario. Usiamo Billy come contrappeso. Perfetto. Ci prendiamo quel mini kit. E professor Grant, tocca a lei. Dobbiamo tagliare questo cavo. In questa parte del film praticamente cosa fanno? Recuperano le poche cose rimaste per poi partire verso la costa. Allora, l'unico che vediamo cos'altro c'è da queste parti. Può investigare è lui. Vai, Udesky. Trovami qualcosa di utile, bravissimo. Qualcosa con questi, dottor Grant. Però ti mando ancora un attimo sopra, perché col fucile puoi sparare a quel bersaglio là. Ah, sono tre bersagli da colpire, ok. Va benissimo. No, qui ci serve per forza il professor Grant. Sono io il prossimo. Billy. Alla fin fine Billy mi sta simpatico. Può darsi, purché la tela non sia strappata. Ah, abbiamo recuperato il paracadute, fantastico. Sì, non lo recupera proprio qua, però. Allora posso. Ok, ho capito come fare. Dicevo, nel film lo recupera un po' più avanti, non lo recupera proprio qua. Bravissimo. Adesso butti giù il motore, perché così possiamo creare una scaletta che può utilizzare anche Paul. Anzi, non costruiamo una scaletta, costruiamo una specie di ascensore. Grazie, signor Kirby. Vediamo se Udesky può sparare fin là. Guardate un brachiosauro.
Ottimo. Forse tra quelle liane. Vai. Questa mi sa che è un'ala dell'aereo. Dobbiamo creare una specie di ponte. Non ci credo. Utilizziamo una specie di brachiosauro. Attenzione! Dai, fagli una foto. Guarda che bello. Ma Udesky può salire qua? No. Però fino là riesce a sparare. Ci provo, eh. Però mi sa che Amanda non si butterà mai dentro, infatti. Là sopra c'è dell'ambra. Come faccio a recuperarla? Ci deve essere un modo, eh. Comunque là sopra c'è dell'ambra. Ah, magari, ok. Bisogna utilizzare un personaggio che può infilarsi lì dentro per recuperare qualcosa che ci permetta di salire fin là in cima. Altra zona, qui ci sono i dilofosauri. Paul, dai. Bravissimo. Udesky, tocca a lei. Abbiamo trovato un giubbotto di salvataggio. Dove caspita stiamo andando? C'è una telecamera, però è piuttosto malconcia. Due, uno. Ehi, no, 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 la voglio. Ah! Me la vuoi dare? Dai, avanti, amore. C'è un burrone, un burrone. La telecamera è accesa. È ancora vivo. Me lo sento che è vivo. Eric! 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 Zitti, non sarà sicuramente in zona. Uia. Uova di dinosauro. Parecchie uova di dinosauro. Centinaia. Raptor. Direi Eric! Di sì. Billy. Cosa stava facendo Billy? Lo scopriremo probabilmente in un prossimo episodio. Io pensavo tornassimo all'aereo, invece non siamo tornati all'aereo. Praticamente abbiamo già ritrovato la fotocamera di Billy, il suo giubbotto di salvataggio, il parapendio. Non abbiamo trovato semplicemente l'amico di sua mamma. Beh, nel film viene mangiato dei dinosauri. Qui, naturalmente, TT Games ha tagliato completamente la scena. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio dovremo esplorare il laboratorio di ricerca. Abbiamo trovato le uova di Raptor, quindi ho una mezza idea di chi potremo incontrare nel prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su LEGO Jurassic World. Alla prossima, ragazzi!